Seneca è una persona, filosofo di età neroniana, siamo nel primo secolo d.C., che ha incontrato molte critiche. Già Sant'Agostino nel De Civitate Dei, e quindi siamo nel V secolo, all'inizio del V secolo, definiva Seneca più ipocrita di un attore. E questo perché? Soprattutto perché Seneca aveva predicato la saggezza, il distacco dalle cose terrene, ma nello stesso tempo aveva vissuto nell'agio, nella ricchezza, accanto al potere. Non era riuscito, pur avendo tentato, a rendere il dispotismo del potere dominatore dei nuovi imperatori qualcosa di democratico, di umano. E anche questo finì che gli procurò giudizi negativi, fu accusato di aver tenuto mano a Nerone in alcuni dei suoi più efferati comportamenti, come per esempio il matricidio. Un primo punto per rispondere a queste critiche è che noi non sappiamo effettivamente più come siano andate le cose. Le nostre fonti ci tramandano un personaggio per l'appunto contraddittorio, ma le nostre fonti sono confluite soprattutto in Tacito, che nei suoi Annales vuole sempre dipingere l'uomo a tinte chiaroscurali. Il bene ha sempre un angolo di male, il male ha sempre un angolo di bene. Molto complicata è la psicologia degli esseri umani. E per quanto riguarda la faccenda delle ricchezze, Seneca aveva una posizione filosofica che noi oggi possiamo trovare discutibile, e cioè riteneva che le ricchezze dovessero essere considerate dei beni indifferenti. Possederle o non possederle non doveva condizionare la situazione interiore del saggio e la sua costante tensione morale. Non poter accettare le ricchezze è cosa propria di un animo non saldo. Naturalmente, una persona che ragiona così può essere presa sul serio filosoficamente, oppure invece criticata come un ipocrita, come un attore che vuole giustificare con una vernice filosofica un suo stile di vita in palese contraddizione con quella esortazione alla saggezza di cui si fa portatore. Seneca è in realtà un moralista di grande spessore. Avrà avuto dei comportamenti forse a volte non all'altezza di se stesso e del modello che voleva presentare, però si tratta pur sempre di una lezione di umanità e di amore per l'umanità di altissimo profilo, sia contenutistico sia stilistico.